Nelle sale di Villa Gingerone, il complesso museale di Villa Arbusto all'Accameno, in questi giorni si rende omaggio a uno dei grandi artisti dell'isola d'Ischia. Infatti, a 10 anni dalla sua scomparsa, il comune all'ombra del fungo, in collaborazione con la regione Campania, gli ha dedicato una mostra dal titolo Michele Petroni, Forio Mon Amour. L'artista, nato a Forio e apprezzato in tutto il mondo, era un autodidatta, instancabile sognatore, ha lasciato in eredità al suo paese una vastissima produzione di tele di collage. Sua più grande passione, oggetto delle sue creazioni, il luogo della sua pace, il posto in cui è nato, Forio. Lo sognava di giorno e di notte, omaggiandolo con la sua arte, poiché per tutta la vita gli aveva offerto ciò di cui aveva più bisogno, la solitudine della natura, il sole, il vento. La sorella Clementina Petroni ci ha raccontato un aneddoto passato ormai alla storia, quello relativo a Jacqueline Kennedy, la vedova dell'ex presidente americano assassinato a Dallas, che si recò appositamente a Forio per incontrare Peperone ed acquistare i suoi quadri. Io sempre ritengo di dire che mio fratello ci ha portato tanta ricchezza in casa, che non ha nulla a che vedere con la ricchezza materiale, ma soprattutto tanta ricchezza spirituale, etica e morale. In effetti, quello che è stato bello di mio fratello è che non ha mai inseguito il successo, né la gloria né gli onori, ed è questo, per questo motivo è diventato un grande personaggio. Avrebbe potuto essere ricco, famoso, a lui non interessava. Interessava vivere una vita molto semplice e infatti è stato coerente fino all'ultimo. Ha cominciato molto giovane a dipingere, intorno ai 16 anni, ha venduto i suoi primi quadri vicino al Bar Maria, grazie all'aiuto di Gino Coppa. Poi un evento particolare è stato nel 66, quando Jacqueline Kennedy è venuta a Forio perché tramite la sorella aveva visto dei quadri di mio fratello ed è venuta dall'albergo Regina Isabella per comprare i quadri. E sembrava un giorno di festa. Tutta San Gaetano era piena di gente, era estate, e quindi quel giorno per noi è rimasto un giorno particolarissimo. Beh, Peperone, devo dire la verità, è stato amato da tutti, proprio perché per la sua generosità. Lui non amava vendere i quadri, li voleva regalare, era più contento regalarli. E questo l'ha fatto sì che tutti quanti, anche a distanza di anni, ormai sono 10 anni, tutti quanti lo amano. Massimo Ielasi, curatore della mostra, ci ha raccontato com'è nata la profonda amicizia con Michele Petroni. La prima cosa che bisogna dire è che c'è un'amicizia tra me e Peperone, c'è stata un'amicizia tra me e Peperone quasi cinquantennale, quindi quasi 50 anni che ci siamo conosciuti. Ci siamo conosciuti per caso, io lo conobbi, diciamo così, secondariamente, perché conobbi prima le sue opere e poi dopo conobbi lui. Conobbi le sue opere in una mostra che vidi a Zurigo appunto 50 anni fa. In questa galleria trovai dei quadri di questo strano pittore che sembrava che rappresentasse alcune cose dell'isola d'Ischia, e alla fine il direttore del museo mi disse, della galleria, mi disse che effettivamente che quello era un pittore di Forio d'Ischia, non di Forio, Forio d'Ischia. Così io presi, venni a Ischia da Zurigo, venni a Ischia e andai subito a cercare questo pittore. Come lo trovai, ci incontrammo e fu subito amicizia, quasi come se fosse stato un colpo di fulmine. E in effetti, appena quando me ne andai, mi regalò un suo disegno. Così nacque la nostra amicizia. La mostra che facciamo qui non è altro che un omaggio particolare a questo grandissimo artista. E io mi auguro che un giorno di questo, una cosa che io sostengo, è che bisogna creare un museo civico a Ischia dove si possono raccogliere le opere di molti artisti ischitani che hanno sicuramente un valore straordinario. Faccio alcuni esempi come il vecchio Luigi De Angelis, Daniele Antonio Mascolo e quindi anche Petruni.